Qua già abbiamo un ospite di eccezione, quindi... Allora, ragazzi, allora, innanzitutto diciamo, desidero introdurvi il dottor Gianfranco Molinar, che è uno scienziato, oltre che un amico, uno scienziato diciamo, di livello molto di caratura mondiale, e non scherzo perché diciamo, spesso Gianfranco dice no, non è vero, diciamo, dice sempre qualcosa in meno di quello che è e che è stato. È stato direttore dell'istituto più prestigioso in Italia per la metrologia, l'istituto diciamo, Gustavo Colonnetti prima, adesso diciamo, penso che voi sappiate che quei due istituti metrologici primari si sono fusi insieme, quindi Galileo Ferraris e il Colonnetti hanno dato luogo a un unico istituto che si chiama Istituto Nazionale di Ricerca sulla Metrologia, cioè l'UNRIM. Ovviamente in questa diciamo, oltre che diciamo, le sue funzioni di direttore è stato prima di tutto un ricercatore diciamo, di elevatissima caratura, tant'è vero che ha diretto diversi comitati internazionali proprio sulla pressione e sulla pressione oggi e questa lezione, questo ciclo di lezione che terrà presso di noi saranno appunto sviluppate. E con, una, diciamo, con delle modalità leggermente diverse da quelle che sono quelle dei vostri docenti. Ovviamente noi facciamo lezione di misure come se di fronte ci trovassimo dei misuristi. C'è una piccola differenza tra un misurista e il metrologo, perché il misurista è molto attento alla, diciamo, all'esecuzione della misura, della prova o tutto al più alla progettazione di uno strumento. Il metrologo è colui che ovviamente invece ovviamente fa qualcosa di diverso, è la scienza della misura, quindi si occupa dalla radice della misura fino ad arrivare alla sua esecuzione, quindi dalla definizione della grandezza fino ad arrivare ovviamente anche alla misura. E la definizione della grandezza non è nient'altro che la definizione di quel sistema complesso che voi conoscete, che è il sistema internazionale. E quindi diciamo, l'obiettivo, sostanzialmente il punto di vista del metrologo è prima di tutto la realizzazione di questi campioni, poter realizzare, fare una definizione che tenga anche sia dal punto di vista logico, scientifico, ma anche dal punto di vista applicativo, perché fare una definizione per esempio della temperatura termodinamica con la macchina di Carnot è bellissima dal punto di vista logico, poi sapete bene che non ne fate nulla perché non è una definizione applicativa, quindi la dovete modulare in modo diverso, e così ovviamente anche per la pressione, che ovviamente potete definire in modo meccanico, in modo classico, oppure in modo termodinamico, come noi abbiamo fatto nel corso di termodinamica, e ovviamente poi dovete trovare anche una modalità applicativa. E gli istituti di metrologia, diciamo, nazionali, primari, appunto hanno questo scopo fondamentale, che è quello di realizzare i campioni del sistema internazionale. E in questo gioco tra definizione e implementazione, realizzazione della grandezza, ovviamente sta l'arte, direi, della metrologia. Sono passato dalla definizione di scienza ad arte perché nella realtà c'è dietro proprio una sapiente coniugazione di aspetti matematici, fisici e ovviamente di tipo applicativo, per cui molto spesso quando ho avuto l'onore di conoscere molti Gianfranco stesso e molti colleghi di Gianfranco mi sono trovato di fronte a delle persone di una creatività assoluta che hanno implementato dei campioni che diciamo, non solo erano estremamente precise come vedrete oggi diciamo, nelle discussioni che inizierete a fare, quindi riuscite non ad andare all'ordine del percento, qualche decimo di percento come normalmente voi fate nel laboratorio, in un laboratorio di misura o in un centro latte, ma ovviamente avete diverse diciamo, per mille, per milioni a volte di incertezza, perché ovviamente da questa radice poi c'è dietro tutta la metrologia, non solo quella industriale, ma ovviamente anche quella scientifica, anche quella che serve ovviamente a degli scopi puramente scientifici e non tecnologici, ovviamente che ha bisogno di diverse cifre. Io ovviamente non voglio rubare il tempo a Gianfranco, quindi mi fermo qui, ma potrei a lungo dire tante cose. Mi preme soltanto dare ricordare a voi una cosa importante, perché né in questo rapporto, che è un rapporto di amicizia, ma è anche un rapporto strettissimo di collaborazione scientifica, noi come ricercatori e ovviamente molti anche di voi studenti, insieme a molti di voi studenti, abbiamo realizzato alcune cose insieme proprio con il gruppo di ricerca dell'IRIM e il gruppo di ricerca di Gianfranco Fontana. In particolare, per esempio, ricordo la linea che riguardava la ricerca sulle bilance di pressione, che voi oggi, non so se nella lezione di oggi oppure nella prossima lezione,
approfondita. In parte già, in parte. Vedrete, in cui da un lato c'è stato il nostro approfondimento teorico sulla modellazione numerica e dall'altro c'era appunto questa profonda conoscenza anche degli aspetti applicativi che ovviamente noi come realtà universitaria non avevamo. E sono nate delle bellissime ricerche, l'unico grosso problema che abbiamo avuto è che forse con la bilancia che arrivava a 2.0 gigapascal, purtroppo non siamo mai riusciti a realizzarla, ahimè, perché Gianfranco purtroppo per fortuna, dipende da come la si vede, è diventato in quel momento direttore delle colonnette, e quindi ovviamente ha dovuto un poco tirare in barca su questa cosa, e senza di lui non siamo riusciti a fare questo campione che avremmo sicuramente realizzato, no, avremmo sicuramente forse realizzato se ci fosse stato. Io volevo solo aggiungere questa bella presentazione del vostro professore Marco Dell'Isola. Anche per me il piacere di essere qui a Cassino, come è stato un piacere negli ultimi 20 anni di collaborare con questi bravissimi ricercatori che hanno portato del valore aggiunto nelle nostre ricerche, cioè le loro conoscenze di fisica tecnica, le loro conoscenze profonde di modellizzazione matematica, e da questa collaborazione abbiamo avuto dei buonissimi risultati a livello internazionale e di questo ne sono fiero, quindi io mi sento ben volentieri un po' a casa mia qui, no? Perché c'è stata tutta questa collaborazione, oltre alla simpatia umana e di stare nella vostra città, che ho già potuto apprezzare ieri girellando per la celebrazione della battaglia di Monte Cassino con tutti questi giovani che venivano da tante parti del mondo. È bello, no? Vedere tutto intorno giovani ragazzi e ragazze, e quindi anche per me è veramente come sempre un piacere essere qui, ma per rinnovare l'amicizia prima di tutto, anche per parlare ancora un po' di cose scientifiche, anche se ora io sono, diciamo così, fuori dall'attività specifica giorno per giorno, non ho più responsabilità amministrative nell'istituto, ma continuo a frequentarlo per ragioni affettive. Vi ricordo anche che domani, in tempo di celebrazioni, no, qui a Cassino, questa è una celebrazione dei metrologi, domani 20 maggio di tutti gli anni è la giornata mondiale della metrologia, e in tutti gli stati dove la metrologia esiste si celebra con questo manifesto che coniuga, la scritta si vede molto male, ma coniuga gli sforzi globali per l'energia e per l'ambiente. Energia e ambiente, assieme a delle cose molto collegate con l'energia e con l'ambiente, stanno diventando delle assolute necessità anche per la metrologia, per avere dei campioni di misura accurati, per poter fare bene le misure utili all'ambiente, utili al discorso di un risparmio energetico serio, motivato, misurato, e ad esempio anche per i cibi. Quindi domani a Torino all'Accademia delle Scienze ci sarà, dei professori dell'Università di Cassino saranno presenti per celebrare con un convegno scientifico dove si dibattono questi problemi. Il nostro modo di fare una festa poco celebrativa, ci sarà anche un pranzetto, un brindisi, ma quello è secondario. Speriamo di poter portare qualche volta anche loro. Volevo soltanto, diciamo, aggiungere questo: qualche volta siamo riusciti a portarvi a Torino, e soprattutto che qualcuno di voi venga folgorato da queste lezioni, perché lo sono stato anche io, perché tesi, diciamo, e approfondimenti di ricerca o di dottorato, anche di tesi di ricerca, sono comunque oggi possibili. Può avere dei benefici. Ma ad esempio noi abbiamo avuto indirettamente i grossi benefici dalla presenza di persone di questa università che hanno fatto delle permanenze nei nostri laboratori, oppure dei dottorati di ricerca, e quindi diciamo che ci siamo arricchiti della loro successiva capacità poi di sviluppare queste cose con autonomia e con spero che accada a loro quello che è accaduto a me, esatto, quando ho ascoltato per la prima volta uno dei tuoi, diciamo, sicuramente maestri, che si chiama Luigi Grovini, certo. Sicuramente, diciamo, era un maestro, diciamo, della meteorologia, ma anche un profondo conoscitore di termodinamica. Un profondo conoscitore di termodinamica e di energia. Era un precursore di questo.
queste cose qui, un carissimo amico che purtroppo per lui è defunto da parecchi anni, sono più di 10 anni, quasi dieci anni che grazie, è mancato, grazie a te. Allora andiamo subito alla lezione, vi dico subito che farò un'interruzione per respirare un po', un'oretta e mezza, poi un'interruzione per bere, per tranquillizzarmi e anche per tranquillizzare un po' voi. La lezione non è pesante, non ci sono formule matematiche strane, difficili da capire. Tutte le slide che io qui presento sono state date ai vostri professori, quindi voi potete averle da loro integralmente, non c'è nessun tipo di copyright, sono strumenti didattici utili alla presentazione di argomenti. Quello che io dico l'ho preparato io, ma naturalmente ho pescato a destra e a sinistra da tutte le cose che erano a mia conoscenza, quindi non c'è nessun particolare segreto o cose strane in questa presentazione. Io voglio parlare della misura di pressione. Il mio nome e cognome è quello lì, non terrete il mio cognome che è un po' strano, ma insomma, i piemontesi ogni tanto hanno questi nomi strani, non ha delle connotazioni assolutamente nobiliari, qualcuno ogni tanto mi dice ma no. In occitano il mio cognome vuol dire mugnaio e allevatore di capra, quindi diciamo non c'è nessuna forma di aristocrazia o di sangue blu nella mia famiglia. Parliamo di pressione, e lì è la scaletta delle cose che vi voglio dire, delle informazioni storiche, delle unità di misura. Riflettiamo della pressione in natura, perché capire cosa è la pressione in natura ci permette di acquisire la conoscenza, diciamo, dei fenomeni fisici che già esistono in natura per poterli riprodurre in laboratorio, quando si pensa ad un sistema di misura, con il concetto delle definizioni, la realizzazione di strumenti sofisticati e moderni. E parlerò soprattutto di sistemi primari, cioè sistemi di misura che sono direttamente relazionabili alle definizioni fondamentali della fisica, in modo che possano essere agganciate alle altre unità di misura del sistema internazionale. Cioè la costruzione di un metrologo è quella di realizzare delle cose che si possano in ogni singolo aspetto ricontrollare, rivedere, migliorare nel tempo, se non avere poi delle idee magari di totale cambiamento anche eventualmente della definizione, ma questo è un meccanismo generalmente più lungo nel tempo. Vedete bene o bisogna abbassare un po' le luci? È sufficiente o è un po' troppo luminoso? Si può magari vedere, perché ho paura che non vedano proprio benissimo. È meglio così. Ok, allora questa è la fotocopia di una famosa lettera di Evangelista Torricelli, 11 giugno 1644, 370 anni fa, tanti anni, 370 anni fa. Torricelli era uno sperimentatore della scuola galileiana, ed era una persona affascinata dalla conoscenza dell'aria, dei fenomeni dell'aria, ed è l'inventore del barometro. Le prime misure con un tubo pieno di mercurio rovesciato in una scodella di mercurio che si fermava circa a 760 mm dal pelo del mercurio e variava nel tempo, non erano sempre 760 mm ma potevano scendere, salire, è stato Evangelista Torricelli, che descrive in questa lettera ad un suo amico, un architetto, Michelangelo Ricci, che lavorava a Roma presso il Papa, questa sua scoperta. Evangelista Torricelli è diventato famoso per questa sua intuizione della pressione dell'atmosfera, e
ha dato un nome ad esempio ad un'unità di misura che poi è stato abbandonato ma che in parte esiste ancora, il TOR. Non so se qualcuno di voi sicuramente ha già sentito parlare del TOR, deriva da Torricelli. Il TOR è un millimetro di mercurio, sono 133,322 pascali, esatti fino all'ultimo valore della cifra, ed ha dato un grandissimo contributo alle misure di pressione. Ma non è il solo, anche Otto von Guericke, un borgomastro tedesco di Brandeburgo, relativamente vicino a Berlino, nel 1672, circa 40 anni dopo Torricelli, faceva degli esperimenti. Torricelli era affascinato dai fenomeni macroscopici dell'aria. Lui era affascinato da quanto potesse essere facile togliere l'aria, cioè arrivare al vuoto. Quindi Otto von Guericke è stato un grande costruttore di pompe, è stato un grande costruttore di apparecchi di misura per le misure di bassissime pressioni, e quello lì è l'esperimento famoso, ritratto in molte stampe, due grandi cilindri di rame collegati tra di loro e poi svuotati tramite una delle sue pompe, 8 cavalli da una parte e 8 cavalli dall'altra, che tirano per cercare di liberare i due emisferi, gli emisferi di Brandeburgo, no? Vengono poi chiamati questi emisferi, senza riuscirci, perché la depressione che c'era all'interno era sufficiente a tenere i due emisferi chiusi, completamente chiusi, anche se c'era una forza abbastanza rilevante da una parte e dall'altra che tirava questi oggetti. Qui facciamo di nuovo un altro salto più grande, di circa 200 anni, perché poi naturalmente non voglio dire che in quel periodo intermedio non ci siano più state delle innovazioni anche collegate all'importanza della misura, poi dopo ne vediamo una molto importante ad esempio, ma dal punto di vista industriale la pressione come unità di misura è diventata importante soprattutto con la rivoluzione industriale in Inghilterra, la macchina a vapore, cioè prendere, diciamo così, il vapore dei liquidi, metterli in un contenitore e continuare ad alzare la temperatura, produceva naturalmente un innalzamento della pressione elevata, e hanno capito subito che per la resistenza dei materiali, per una comprensione esatta del meccanismo termodinamico, era necessario misurare bene non solo la temperatura ma anche la pressione. Pressione che è una fondamentale grandezza termodinamica, assieme naturalmente al principe, alla grandezza principe che è la temperatura, e in quel periodo, 1832 e poi dopo un susseguirsi inarrestabile di dispositivi, metodi di misura, quello che a sinistra è rappresentato è una caldaia a vapore e un meccanismo a bilancia analitica con un pistone cilindro in questa zona qui, che viene caricato con delle masse, sfrutta la definizione di pressione come forza per unità di area. A un certo punto io, aggiungendo delle masse, porto quel sistema in equilibrio e attraverso la conoscenza dell'area del pistone e cilindro e la conoscenza della forza posso calcolarmi la pressione. Naturalmente questi erano meccanismi abbastanza rozzi per la definizione della pressione, a qualche per cento probabilmente, ma per l'epoca erano più che sufficienti. Oggi le stesse cose si possono fare a qualche parte per milione, ma sono passati comunque un bel numero di anni, 150 anni, da questo tipo di esperimenti. Ma il concetto di misura lo hanno realizzato Parrot e tanti altri in quel periodo. Naturalmente c'era anche lo sviluppo di colonne a liquido, sia acqua, sia oli, sia mercurio, qualunque tipo di liquido, per utilizzare delle colonne a liquido che, con l'utilizzazione della legge semplicissima
della fisica, la legge di Stevino, che definisce la pressione come massa volumica per accelerazione di gravità per dislivello di altezza, ti permette di misurare una pressione. Quindi anche lì c'è stato un notevole sviluppo e un salto in avanti. Adesso vi ho dato solo questi tre esempi di cose storiche abbastanza importanti per il meccanismo della misura, per dirvi che diciamo così, i meteorologi hanno solo sistematizzato poi queste cose, ma sono queste le persone che hanno avuto delle idee per realizzare delle cose che prima non esistevano, idee che si sono realizzate in funzione di momenti storici particolari. Se non ci fosse stata la macchina a vapore, la realizzazione della macchina a vapore, il problema non si poneva, diciamo così. Diciamo così, la fisica va avanti nel complesso dei problemi della società, cioè la fisica di oggi, che è molto legata alla fisica quantistica, allo sviluppo anche esasperato dei meccanismi di automazione dell'elettronica, è perché viviamo in una società che vuole tutto e subito e fatto bene, una società veloce, una società che ha bisogno di risposte certe, sicure e rapide. Quindi costringe, diciamo così, i ricercatori a sviluppare delle cose che siano adatti alle risposte che la società del momento richiede, no? E lo stesso l'esempio prima di sia Torricelli, sia Otto von Guericke, sia la macchina a vapore, eccetera, eccetera, sono figli della loro epoca. E non avrebbero potuto realizzare quelle cose lì prima senza pensare a tutto il contesto in cui loro vivevano. Vediamo invece cosa un po' più tranquille, ma queste sono cose che probabilmente conoscete già, rappresentano però la definizione di pressione. La pressione può essere anche una sollecitazione, uno stress sui materiali, ad esempio, e il meccanismo di misura è una forza diviso un'unità di superficie, affinché la pressione, che non è una grandezza primaria del sistema internazionale, pur essendo una grandezza molto particolare, molto specifica, che ha bisogno di un occhio particolarissimo, deve essere legata alle grandezze di base del sistema internazionale, che sono 7. Quelle che ci servono in effetti sono solo 3 di queste 7, e sono la massa, la lunghezza e il tempo. Perché una forza è definita come una massa in una certa accelerazione, e quindi è chilogrammi, accelerazione metri al secondo alla meno 2, quindi ho bisogno di 3 cose: un'unità di massa, una dimensione e il tempo. Il tempo perché per arrivare all'accelerazione, che metri al secondo alla meno 2, ho bisogno dell'unità di lunghezza e dell'accelerazione. Però poi queste cose mi servono in modo indiretto, perché è importante per la pressione che io sia in grado di misurare la forza. Nella forza c'è l'unità di tempo, e poi dopo devo misurare un'area. La definizione è molto semplice: forza per unità di area. Ma la forza sono chilogrammi per metro secondo alla meno 2, a cui hanno dato il nome Newton, in onore di Isaac Newton, famoso scienziato inglese, scienziato, filosofo, teologo, grandissimo pensatore, e quindi la pressione è definita proprio come Newton al metro quadro. A questa unità strana hanno dato il nome Pascal, altro grande scienziato, filosofo, pensatore, questa volta francese. Magari potevano dargli anche Torricelli oppure Galileo, ma non
ci sono dei comitati internazionali che lavorano e sono attivi anche oggi per definire tutte queste cose, hanno fatto questa scelta. Pascal, va benissimo. Notate subito che i due nomi sono scritti con la lettera minuscola, per non fare confusione, quando è una persona coinvolta si scrivono sempre con la lettera minuscola, mentre l'unità di misura Newton è con la N maiuscola, Pascal la P maiuscola. Quindi non scrivere Newton con la N minuscola né Pascal con la P minuscola. È una definizione che però ha senso nella complessità delle cose, se no ci sono delle enormi confusioni, soprattutto perché dovete pensare che queste decisioni valgono in tutto il mondo, quindi valgono in tutte le lingue parlate del mondo, e non è solo l'italiano, l'inglese, il francese, il tedesco, il russo, ma c'è l'arabo, il cinese, il coreano e avanti di questo passo, no? Quindi diciamo così, chi scrive queste norme lo fa con la dovuta attenzione anche ai problemi linguistici che possono creare problemi di scambi commerciali, ad esempio, no? Cioè gli scambi commerciali tra paesi molte volte sono regolate da queste basi comuni. Comunque, se devo misurare una pressione devo misurare un pascal, un newton al metro quadro. E guardando nel complesso che cosa si può usare per le unità di misura della pressione, fissiamoci solo un attimo, non è da tanto tempo che si usa il pascal, il nome è stato adottato nel 1971, quindi stiamo parlando solo di 43 anni fa hanno fatto questa scelta. Nome Pascal, simbolo PA, Pascal un newton al metro quadro, che si usa con tutti i multipli e sottomultipli. 10 Pascal sarà un deca Pascal, 100 Pascal sarà un netto Pascal, 1000 Pascal sarà un chilo Pascal, mega Pascal, giga Pascal, tera Pascal e avanti ancora, e anche i sottomultipli, quindi parleremo di deci Pascal, centi Pascal, milli Pascal, micro Pascal, eventualmente nano Pascal. Cioè si usa poi tutta la coniugazione del sistema internazionale. Per la pressione vi sono altre unità che sono, pur non essendo delle unità riconducibili al sistema internazionale SI, possono essere accettate. L'esempio è quello del bar, che era stato adottato nel 1948, subito dopo la guerra, come unità non del sistema internazionale, però accettata. Perché? Perché è largamente diffusa, ma poi soprattutto perché il bar è un'unità intera di Pascal. Un bar è esattamente uguale a 10 alla 5 Pascal, cioè 100 kilopascal, o 0,1 megapascal, lo si può scrivere come si vuole, proprio fino all'ultima cifra, e uno può mettere tutte le cifre che vuole dietro, perché è una funzione di definizione. Una definizione vuol dire un qualche cosa che io so misurare nel modo migliore che mi consente la tecnica del momento, no? Cioè, non posso dire che so misurare un bar con una precisione migliore di una parte per milione, perché vi direi il falso. Però, diciamo così, il bar è comunque un'unità intera del Pascal. Per questo lo hanno tenuto buono. Tenete presente che per voi probabilmente è diverso, ma io che sono circa... quando sono entrato all'Istituto di Metrologia era il 1970, un anno prima di quella deliberazione della Conferenza Generale dei Pesi e Misure che adottò il Pascal. Quindi noi all'epoca usavamo solo il bar e ero stato educato nella scuola e nell'università ad usare il chilogrammo forza al centimetro quadro, come è comune che sia, perché è affine al nostro modo di vedere questa unità di misura gonfiando il pneumatico di un'automobile o cose di questo genere. Altra grandezza che è ancora rimasta e non è stata cancellata è il TOR. Qui abbiamo un riconoscimento anche internazionale
qui c'è un errore, qui c'è un errore mio di scrittura, dovrebbe esserci la T minuscola, perché l'ho detto prima, Pascal, Newton, anche Torricelli, T minuscola, è un'unità non del sistema internazionale, ma è tollerata e accettata solo ed esclusivamente per le misure di pressione arteriosa, sull'uomo, sugli animali o dovunque si ponga questo problema. Questo perché? Perché adottare il Pascal per queste misure voleva dire cambiare completamente la mentalità in tutto il mondo della classe medica e anche degli individui che sono abituati da tempo a sentirsi dire le loro unità di pressione arteriosa, che è una cosa importantissima per la salute delle persone, questa unità intorno. Quindi hanno detto lasciamola lì, lasciamola lì, anche a fronte di numerosissime proteste di tutte le associazioni internazionali, dei medici, dei biologi e di tutte le persone che si occupano della misura della pressione arteriosa. Quindi stop a tutte le unità vecchie, atmosfera tecnica, PSI, che è un'unità inglese, pound per square inch, millimetri di acqua, chilogrammi forza al centimetro quadro, basta, quelle unità lì non si devono più usare assolutamente. Questo non vuol dire che ultimamente c'è la crisi del gas russo, ogni tanto per televisione fanno vedere degli impianti in Russia per la distribuzione del gas naturale. Ci sono tutti gli strumenti di misura della pressione, che è importantissima, una grandezza di estrema importanza per la distribuzione del gas naturale, che non è distribuito alla pressione dell'atmosfera, è distribuito sotto pressione. Quando hanno fatto vedere questo, guardavo gli strumenti di misura, erano tutti in chilogrammo forza al centimetro quadro, no? Tanto per dirvi che poi dopo uno vieta, dice non si possono usare, ma strumenti vecchi sono ancora in uso su impianti di questo genere. Però esistono delle norme in tutti i paesi, Italia compresa, dove se i costruttori di strumenti che usano unità di misura diverse da quelle che vi ho detto possono prendere delle multe anche abbastanza salate se lo fanno, ed è già stata applicata persino in Italia, no? Quindi se è stata applicata in Italia vuol dire che si può veramente applicare. Il Pascal ha un grosso limite, che è un'unità di misura piccola. Per darvi l'idea di quanto sia piccolo, vi faccio questo esempio che mi è stato suggerito da un insegnante di scuola elementare, che una volta portò la sua classe in visita nei nostri laboratori e vennero anche in quello della pressione. Io gli facevo vedere gli strumenti, gli volevo parlare di come sia facile prendere il mercurio, farlo diventare solido, poi dopo vaporizzarlo con tutte le cautele per la salute. E lei era invece affascinata dalla definizione del Pascal e mi disse: io e i miei bambini a scuola abbiamo trovato un modo molto bello per fare una definizione di Pascal, e dice basta prendere circa un etto di prosciutto di Parma tagliato naturalmente sottile sottile, metterlo tutto su una superficie che sia esattamente un metro quadro, 33 cm per 33 cm, cioè una roba abbastanza piccola, no? Poi sì, questo deve pesare un netto, anzi esattamente 101,97 grammi. Poi prendi, idealmente, fai questa esercitazione, poi prendi questa fetta di prosciutto, tutta integra, attaccate le fette, una sola volta la butti nell'aria, e questa cosa qui lo puoi fare anche con un foglio di alluminio, no? La butti nell'aria, e questa fetta piano piano scende giù. Allora, nel momento in cui scende, hai applicato una forza che è esattamente un newton, perché sono 0,101,97 grammi per l'accelerazione di gravità
prendiamo anche il valore standard dell'accelerazione di gravità, 9,80665 metri al secondo al quadrato, finché la fetta è in equilibrio dell'aria sotto sta in equilibrio perché c'è una pressione di un pascal, se no collasserebbe immediatamente. Invece il fatto che stia un po' a lungo, non tanto, sta 5 o 6 secondi in equilibrio, vuol dire che la pressione dell'aria che tiene sulla fetta è esattamente 1 pascal. Ed è una, però è una roba piccola, lo capite subito, no? Che se io devo prendere una fetta e farla galleggiare nell'aria è una roba impercettibile. Se soffio sotto modifico già quel pascal lì, se batto le mani, se le faccio così sull'aria, la fetta ne viene perturbata. Quindi questo difetto è un'unità di misura piuttosto piccola. Altro esempio di quanto è piccolo il pascal è l'esempio della mongolfiera. Mongolfiera è uno strumento, è un veicolo abbastanza grosso, pesante, abbastanza pesante. Quello è una foto di un oggetto di circa 300 kg, quindi un enorme volume, diametro circa 17 metri, che quando ha una superficie equatoriale media di 226 metri al quadrato, quando galleggia nell'aria, quindi quando il sistema di riscaldamento che butta aria calda per farlo alzare aumenta la pressione, se uno aumenta la temperatura in un grosso volume di gas aumenta anche la pressione rispetto all'atmosfera, quindi la mongolfiera sale, poi io interrompo l'emissione di aria calda, la mongolfiera naviga con l'abilità del conducente per tutte le correnti. Se non avete mai fatto un viaggio in mongolfiera, fatelo, è un'esperienza bellissima, fatelo solo con persone serie, gente che sappia farlo, si vedono degli spettacoli meravigliosi. La mongolfiera quando è in equilibrio nell'aria ha una pressione media che la tiene in equilibrio rispetto alla pressione dell'atmosfera che è in quel momento lì di soli 13 pascal, che è un valore piccolissimo, veramente piccolissimo, 13 pascal. Basta una variazione della pressione atmosferica dovuta ad una corrente d'aria oppure a un temporale che si sta avvicinando, infatti i rischi dei viaggi in mongolfiera sono proprio quelli che devi essere un attento conoscitore delle condizioni meteorologiche in una zona vicina dove stai facendo il tuo viaggetto. Non puoi fare enormi distanze perché non puoi prevedere bene la variabilità delle condizioni meteorologiche, e quindi vedete che è un'unità di nuovo molto piccola. Un altro esempio storico che è interessante, che si lega alla questione del Thor, è questo esperimento del 1733, esattamente 100 anni dopo Torricelli. Questo signore a sinistra nella stampa, un curato anglicano di un paesino vicino a Londra che si chiama Teddington. Per inciso, a Teddington oggi esiste l'Istituto Nazionale di Meteorologia Inglese, che si chiama National Physical Laboratory, che è un bellissimo e grande istituto di ricerca sulle misure. Questo Stephen Ailes era un costruttore di strumenti, era un uomo di chiesa, no? Quindi era prima di tutto un teologo, ma era anche un conoscitore dei meccanismi del viaggio, un osservatore astronomico, e conosceva l'anatomia del corpo, ed era molto non riusciva a spiegarsi il fatto della circolazione del sangue nel corpo umano, non riusciva a capire, e neanche era stato capito da un anatomista famoso all'epoca, 1733, Ehrlich, che è la prima persona che descrisse
il fatto che il sangue circola perché il cuore pompa in qualche modo in tutti questi tubicini che abbiamo nel nostro corpo. Qualunque essere vivente ha dei tubicini, nel suo corpo c'è sempre sangue o possibili che circolano. Non riuscivo assolutamente a capire come fosse, perché, con che intensità, in che misura. E per capirlo, un giorno prese una cavalla anestetizzata, la mise giù, poi dopo si costruì un lungo tubo di vetro, abbastanza grosso, quasi un centimetro di diametro, con una canna finale a punta, e gli infilzò questo tubo nella carotide, dove la carotide, anche nell'uomo, è una delle arterie più grandi e dove la circolazione del sangue è più potente. E per capire se poteva dipendere da un effetto di pressione, il sangue della povera cavalla, che però non morì, allora lì nel libro c'è scritto che la cavalla fu poi curata dopo l'esperimento e tornò a galoppare nei verdi prati inglesi, quindi non sparate subito su chi fa gli esperimenti contro gli animali, perché Stefan Hales 1733 salvò la cavalla, vide il sangue che andava su fino ad un certo livello e chiamò il suo assistente. No, questi ricercatori fanno così, no? Hanno le idee, ma poi c'è qualcuno che viene a fare il lavoro sporco, no? Cioè a prendere tutte le misure, a fare tutti i conti, la realizzazione del laboratorio, eccetera, eccetera. E questo suo assistente si mise lì per misurare la distanza e, mamma mia, ma proprio rapidamente questo affare faceva truc, truc, truc. E fu la prima persona che comprese il fatto che oggi tutti sappiamo che quando misurano la nostra pressione ne abbiamo una minima e una massima. Il ciclo all'interno dell'arteria è una roba più o meno fatta così, che ha un periodo di 1,2 secondi e una fluttuazione che va dal valore massimo al valore minimo. Naturalmente lui non fu in grado di tirar fuori questo grafico, no? Però fu in grado di capire che la pressione non era un valore, c'era un valore massimo e un valore minimo, come abbiamo tutti, uomini, animali, eccetera, eccetera. E quindi approfondì questa cosa, arrivò a fare delle misure più sofisticate e fu il primo che tirò fuori un grafico in cui metteva in relazione il tempo con la forma d'onda della pressione arteriosa nella cavalla, cose che oggi sono note e stranote, ma fu un grosso progresso. Adesso tutti noi abbiamo fatto almeno una volta, poi alla mia età si fa molto più spesso, anzi io sono costretto a misurarmela tutti i giorni, prendo delle pillole, no? Deve stare sotto controllo il valore di pressione, questo è normale quando si invecchia, ma certe volte anche da giovane è meglio controllarla, è meglio misurarla per sapere se è uno degli indicatori, diciamo così, se si sta bene, se si sta male, se si ha una tendenza alla sovrappressione oppure se si è troppo anemici, i valori di pressione sono bassi. Negli umani i valori normali, che però sono in funzione dell'età, del sesso, di tutta una serie di cose, non è una cosa uguale per tutti. La pressione minima, che è in termini medico diastolica, cioè che avviene al momento della diastole, cioè il momento in cui il cuore si chiude, mentre la sistole è il momento in cui pompa, varia da 60 a 90 mm di mercurio o tor, li potete chiamare come volete, e quella sistolica da 100 a 170 circa, perché un buon valore di pressione dipende molto dall'età. I giovani hanno
hanno valori più contenuti con l'età, visto che le arterie si restringono, i valori di pressione tendono ad aumentare, quindi salgono sia la minima che la massima. Piccole curiosità, no, sugli animali, anche gli animali, tutti gli animali, dai calamari ai rinoceronti, a qualunque animale, qualunque essere vivente, anche una zanzara, hanno misurato la pressione delle zanzare. Dei virologi, non è facile, è più facile misurarla su una giraffa, su un leone, già su un serpente non è semplicissimo, ma per un insetto molto piccolo oppure per un gambero che vive a profondità elevate. Tutti comunque gli esseri viventi hanno dei valori di pressione e anche loro hanno dei valori minimi e dei valori massimi. Curiosità, la giraffa è sicuramente tra il regno animale l'animale che ha la pressione più alta di tutti, ma c'è un motivo molto semplice, che ha il cuore più o meno piazzato qui e ha la testa piazzata a qualche metro di distanza e il sangue al suo cervello gli deve arrivare come arriva a noi che siamo un po' più piccoli di una giraffa. Per cui il suo cuore deve pompare, deve avere sia la diastole, la compressione, che la sistole, con dei valori mediamente più alti di tutti gli altri. Infatti vedete che per le giraffe la diastole si colloca tra 180 e 250 millimetri di mercurio, la sistole 230-310, dei valori quasi tre volte quelli degli esseri umani, no? Quindi è mentre invece quando si va sui rettili oppure sulle tartarughe, sulle lumache, la pressione si abbassa, ma non solo, la diastole e la sistole quasi si confondono. È estremamente difficile, mi ha detto un veterinario che è esperto di queste cose, misurare le differenze di pressione tra la diastole e la sistole di un serpente, ad esempio. Lo fanno, è utile, è importante anche per altri motivi di carattere farmaceutico, no? Fanno questi tipi di studi e vedete che ad esempio prendiamo la tartaruga, la minima della sistolica e diastolica si confonde, la massima 40-30, ci sono 10 mm di diversità e queste sono misure. Quindi è difficile farla con una precisione migliore di 2 o 3 mm di mercurio, è veramente difficile. Anche la pressione che i medici fanno su di voi o che voi vi fate da soli direttamente, è praticamente impossibile che lo possiate fare con una precisione migliore di 3 mm di mercurio, perché già gli strumenti che utilizzate non sono così precisi. In più, chiunque fa degli errori di valutazione del momento della sistole o del momento della diastole, c'è chi è più bravo, i medici in genere lo sanno fare molto meglio di me, io lo faccio con delle cuffie automatiche che rilevano i battiti automaticamente, ma quanto precisi sono questi strumenti di misura che io uso? Certamente non tra millimetri di mercurio, quindi diciamo sono delle misure abbastanza difficili. Un altro esempio, una volta, adesso non più, perché sono cambiati troppi meccanismi e materiali, era vietato alle signore portare i tacchi sugli aerei, i tacchi lunghi, come si chiamano, proprio delle scarpe, no? Il tacco da 13, cioè è giusto il numero, ecco. Quelle cose lì molto, mi fanno le gambe molto, molto allungate, piacciono molto i maschi, queste donne con le scarpe, i tacchi a spillo, ecco, era la parola spillo, i tacchi a spillo. Una volta, adesso sono più di 25 anni che non c'è più questa regola, gli aerei, era vietato alle donne andare sugli aerei con i tacchi a spillo. Difatti, quegli anni lì si vedeva che le signore arrivavano con i loro tacchi a spillo, si toglievano le scarpe e si mettevano delle pantofole solo per il viaggio e poi dopo scendevano e si rimettevano le loro scarpe. Perché?
perché produce una pressione niente male su ogni piede, in quanto il tacco a spillo al fondo è molto piccolo. Lì ho fatto un conticino, no, con una donna, gli ho dato 70 kg, forse persi troppo, dovevo, per, diciamo così, parità di genere, per essere più simpatico alle donne, magari diminuire quel 70, mettere 55, no, 60, ma insomma, no, non importa, ho usato 70. La superficie di contatto è piccolissima, 0,5 cm quadrati, e quello vuol dire una pressione di 7 MPa, 70 bar per ogni piede, 70 da una parte, 70 dall'altra. Naturalmente il 70 è valutato in queste condizioni, con una gamba sola, cosa che non è consigliato fare con i tacchi a spillo, quelli proprio altissimi. Comunque produceva sul pavimento degli aerei una pressione piuttosto consistente, tante donne messe tutte insieme producevano un fenomeno elevato, avevano detto vietiamo questa roba qui. Poi vabbè, hanno rinforzato il pavimento, ci sono dei materiali che tengono queste sollecitazioni almeno 10-20 volte di più, quindi ci hanno poi ripensato fortunatamente. Questo è un altro bel esempio che vi fa capire come agisce la pressione sull'ordine dei materiali. Allora, in quei fotogrammi, 1, 2, 3, 4, sono fotogrammi fatti con una camera molto veloce, nel momento in cui una goccia cade da una certa altezza e dopo un certo tempo va a infrangersi su una superficie di acqua. In questo caso l'esperimento è fatto con una goccia d'alcol che cade su dell'alcol. Allora, se io faccio su in alto, faccio l'esperimento alla pressione atmosferica circa 100 kPa, cosa vedo? Vedo la goccia che sta per toccare il pelo del liquido, spatachaf, proprio sprofonda nel liquido, muove il liquido che ci sta sotto, lo vedete? Ah, io avevo anche un... vediamo se lo trovo. Ecco qua. Così bevo anche un momento. Siamo a 100 kPa, vedete, dopo 4 istanti, qui è l'istante, diciamo, prima dell'impatto, la goccia sta cadendo, incominciano a vedersi fenomeni di ondulazioni, la goccia è caduta e poi dopo ci sono movimenti della superficie che durano a lungo, certamente più di 2 o 3 secondi. Se io faccio lo stesso esperimento, togliendo la pressione, abbassandomi, a 38,4 kPa, 30 kPa, 17,2, le cose cambiano sostanzialmente. Andiamo all'estremo opposto, 17,2 kPa, una pressione molto bassa già rispetto al valore assoluto di 100.000. Vedete che la palla entra senza alcuna perturbazione nel pelo dell'acqua sottostante, non ci sono ondulazioni. È come se i due corpi si compenetrassero. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la pressione, in questo caso sul gas che sta intorno alla goccia di alcol, rende, diciamo così, il meccanismo di attrito molto più tranquillo. E questo è il motivo per cui tutta una serie di esperimenti e di cose si costruiscono in vuoto. Nessuno oggi farebbe un farmaco, ad esempio, importante alla pressione dell'atmosfera. Se tu vuoi avere una condizione di controllo assoluto, in modo che non ci sia nessuna perturbazione, lavori in vuoto. E questo è il motivo per cui l'industria farmaceutica, ma anche l'industria degli alimenti, produce quasi tutte le sue cose in condizioni di bassissima pressione. È un esempio solo un po' peculiare, pubblicato su una importante rivista,
Physics World qualche anno fa, che fa capire come, come le cose cambino sostanzialmente abbassando il valore della pressione. Adesso ho iniziato a parlare un po' di fenomeni di pressione che esistono in natura, tanto per rinfrescarci un po' le idee, no? Perché poi passerò a farvi capire come il campo di misura della pressione è molto esteso, ve lo anticipo già. Adesso vediamo alcuni esempi qua e là presi dalla pratica comune, che fa capire anche che il nostro mondo intendo mica solo la Terra, anche quello che sta intorno alla Terra è un bellissimo laboratorio di pressione. Ci sono tutti i valori di pressione, dai più piccoli ai più grandi, che noi cerchiamo di simulare in laboratorio. Quando andiamo nell'acqua in profondità, è noto a tutti, soprattutto chi vivete vicino al mare, quindi insomma, chi fa bagni in mare sa benissimo che ogni 10 metri di profondità c'è un bar in più della pressione, per cui 10 metri di acqua sopra di me che incisano, e più vai giù più ne hai. Nelle fosse più profonde di acqua, la fossa delle Marianne ad esempio, hanno fatto delle misure nella fossa delle Marianne, che è profonda 10.912 metri, e hanno misurato una pressione di circa 110 megapascali, 1100 bar. Ogni tanto vi do la conversione, perché lo so che non è usuale visualizzare il megapascale. 1100 bar sono esattamente 110 megapascali. Ok, adesso devo solo essere sicuro di non aver saltato. Ok, allora adesso vi farò vedere in questa e in una successiva diapositiva il campo delle pressioni che esiste in natura. Allora, visto che le decadi di misura sono tante, qui ho usato su questo asse una scala logaritmica. Sopra è quello che esiste in natura, sotto è il campo di misura della pressione, che cosa esiste in laboratorio e qualche applicazione industriale è citata. Qui siamo nel campo delle basse pressioni, quindi dobbiamo metterci qui al valore della pressione atmosferica. Essere nel campo della bassa pressione vuol dire andare a pressioni sempre più basse, 10 alla meno 1, qui siamo a 100.000 Pascal circa, 10 alla 5, qui siamo a 10 kilopascal, 1 kilopascal, 100 pascal, 10 pascal, eccolo qui il famoso pascal della fetta di prosciutto di galle ginarie, 0,1 pascal, 10 alla meno 7 e avanti fin giù. Allora, in natura tutto questo esiste già, cioè vabbè, la pressione dell'atmosfera qui intorno a noi esiste. Un jet che vola a 5.000 metri, oppure il Concorde, che ora non esiste più, che volava tra i 15.000 e i 20.000 metri, aveva la pressione dell'atmosfera attorno a lui, era dell'ordine di 10 kPa. Un saltino piccolo, tutto sommato, ed un'altezza già rilevante, tra l'altro non lineare, non è come nell'acqua, che tu vai giù in acqua quasi sempre in modo approssimativo hai un valore lineare di variazione della pressione, nell'aria non è lineare proprio per niente. Dopodiché ci sono tutto un campo in cui, andando sempre più in alto verso gli altri pianeti, andiamo nella omosfera e lì abbiamo pressioni dell'ordine di 10 alla meno 7 come decade, però abbiamo ancora 10
sì, insomma, quindi non si legge un meno, 10 alla meno 2 Pascal, 10 alla meno 4 Pascal, 10 alla meno 6, manco un meno, è un mio errore. Quindi diciamo che abbiamo valori di pressione che ci portano verso lo spazio fino alla condizione più estrema dello spazio, dove cadono i nostri modelli fisici. Si chiama X-ray limit perché è il momento in cui, diciamo così, la fisica termodinamica non serve più a spiegare i fenomeni che avvengono lì. La fisica quantistica non è sufficientemente elaborata per spiegare limiti di ionizzazione delle, quello che resta delle molecole, perché non sono più collisioni molecolari con queste condizioni di gas. Sono delle condizioni completamente diverse, che è materia di studio degli astronomi, no? Però conosciamo pochissimo, già attualmente conosciamo poco lì, non parliamone poi di quello che c'è, sicuramente andando a valori di pressione più bassi. Qui invece vediamo quello che riusciamo a fare noi umani, questa è la natura. Noi umani alcune cose le facciamo abbastanza bene, fino, diciamo così, a questo punto qui, poi se è proprio giusto lì o un po' più in là o un po' meno, riusciamo a misurare in laboratorio, nei laboratori di metrologia di tutto il mondo, pur facendo la corsa a chi va sempre più in basso. Esistono poi delle applicazioni di fisica, ad esempio al CERN, dove sono in queste condizioni, ma non in queste, ancora lì, per urti e collisioni nucleari, a condizioni di bassissimo vuoto, ma estremamente difficile misurarlo. Quindi noi misuriamo abbastanza bene fino a qui. Da questo punto in là c'è tutta una dovizia di strumenti, di sistemi di misura, che poi qualcuno lo vedremo. E qui ci sono delle applicazioni industriali enormi nel campo delle basse pressioni. Pensate soltanto alla costruzione di tutta la di tutto quello che l'elettronica oggi ha bisogno. Chip, elettronici di qualunque genere, chip, microconduttori per la possibilità di impianto umano, metalli nuovi, microelettronica, farmacologia, liofilizzazione dei cibi, conservazione dei cibi, ce n'è per tutti i generi e gusti, ed è facilissimo trovare qui delle applicazioni industriali che hanno assoluto bisogno di fare delle misure precise di pressione, perché facendo misure precise di pressione riescono a capire e a migliorare anche il loro ciclo di produzione, capire di più, fare meglio, sempre uguale, con un costo sempre più basso. Questo è l'obiettivo del sistema industriale. E qui c'è una marea di applicazioni industriali. Poi vabbè, qua c'è la meteorologia, ci sono i sistemi di volo, la previsione del tempo oggi è una cosa estremamente facilitata da strumenti che funzionano bene, ben disponibili, se sono tarati ed utilizzati da esperti, possono permetterti di avere un quadro molto chiaro su aree limitate, di quali saranno nei prossimi 3-4 giorni le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo si sbagliano solo a scala nazionale, anche nel nostro paese, che è lungo fare delle previsioni del tempo dicendo un tizio di Milano che ha degli ottimi strumenti, fa delle previsioni sulla Sicilia. Non sono grandi previsioni, ma se in Sicilia fanno delle buone previsioni del tempo sulla base di misure locali e di modelli matematici di misure locali, state pur certi che se dovete andare al mare sabato e domenica e se vi dicono che ci sarà brutto tempo, probabilmente ci sarà brutto tempo e le agenzie turistiche non si debbono arrabbiare con chi fa la meteorologia, perché alcuni dicono che addirittura chi fa la meteorologia certe volte è in concorrenza con le agenzie turistiche perché vogliono spedire i turisti sulla costa francese oppure sulla costa della Croazia invece di farlo andare ai nostri obbligati. Sono delle stupidaggini generalmente,
perché le previsioni del tempo a livello locale, io sono sicuro che qui a Cassino, a Frosinone, insomma in quest'area, c'era, non so chi siano, ma sono sicuro che esistano delle imprese, delle persone che sanno fare benissimo le previsioni del tempo, come ovunque, senza andare a che tempo che fa, direi tre, dove c'è Mercalli è anche un mio amico, quindi insomma, mi fa particolarmente piacere che sia così apprezzato. E lui è un meteorologo coi fiocchi, cioè non è solo uno che sa parlare, che si sa presentare in televisione, ma ha strumenti di misura, attrezzature, sistemi di calcolo, modelli matematici e avanti così, per cui quando manda la sua previsione del tempo per il Piemonte è sempre azzeccata, per 2 o 3 giorni, non di più, 2 o 3 giorni al massimo, quindi manda avanti. E ormai quelle cose lì si possono fare piuttosto bene e con sicurezza. Qui invece siamo nel campo delle alte pressioni. Allora anche qui questa volta partiamo di qua, cioè partiamo dalla pressione atmosferica qui e andiamo sempre più in alto. Cosa vuol dire andare sempre più in alto? Mentre prima c'ero nelle condizioni di basse pressioni, c'era una materia normalmente gassosa. Andare in condizioni di vuoto voleva dire togliere sempre molecole, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Qui invece adesso sono certe volte in gas, posso essere in liquidi, ma posso essere anche in solidi. Cosa devo fare? Devo comprimere, a differenza delle basse pressioni. Comprimendo alzo la pressione anche qui a decadi, 10, 100, 1000, 10.000 e avanti così, scala logaritmica anche qua, sopra cosa esiste in natura, sotto quanto bene riesco a fare le misure in laboratorio e applicazioni industriali. E anche qua c'è da divertirsi, tra virgolette naturalmente, ma il parallelo regge. E qui vabbè, atmosfera, la pressione dell'atmosfera a livello del mare, un pattinatore che pattina produce una pressione di qualche decina di bar, diciamo così, la pressione dell'aria andando in profondità, la massima profondità oceanica, avevate visto una slide prima, attorno ai 100 megapascal. Qui siamo a circa 1 gigapascal e lì alcuni materiali cominciano a cambiare di stato. Se io prendo ad esempio il mercurio, a temperatura ambiente, non abbassando la temperatura, io lo posso fare anche abbassando la temperatura, ma qui comprimo il mercurio a pressione dell'atmosfera, a quel punto il mercurio diventa un solido e resta un solido per sempre, se supero e se mantengo sempre questa pressione intorno. Certo, se poi piano piano gli tolgo la pressione, gli ritorno un semiliquido come è appunto il mercurio. Andando avanti succedono delle cose magnifiche e meravigliose, come la grafite che si trasforma in diamante, ma qui sono già a 10 gigapascal, cioè qui sono già a limiti elevatissimi, tanto per intendersi, 100 megapascal vuol dire 1000 bar, qui vuol dire 10.000 bar, qui vuol dire 100.000 bar e qui 1 milione di bar, è già una pressione piuttosto alta. La pressione al centro della Terra è stimata, non misurata bene, essere qua, ma fino a quel punto lì diciamo si possono fare misure. Andando più avanti sono tutte stime, non sono misure, perché nessuno è mai riuscito ad arrivare al centro della Terra per fare quella misura, quindi quella misura è stimata attraverso alcune misure di partenza e calcoli di riflessioni di onde per capire cosa succede nel nucleo centrale della Terra e le stesse cose nel nucleo centrale dei pianeti fino al Sole o addirittura
nelle stelle, dove le pressioni in gioco sono altissime, andando però sui pianeti all'interno dei pianeti, mi riferisco alla superficie dei pianeti di Saturno, di Giove o del Sole, che non è un pianeta. Lo sapete che il Sole è una stella, no? Quindi di qui cominciano ad essere viste solo più stelle, pianeti non ce ne sono rispetto alla nostra conoscenza, quindi rispetto al nostro piccolissimo pezzettino di mondo che conosciamo, ma in tutto questo quadro qui, da questo punto all'incirca a questo, c'è la trasformazione di cose che è inimmaginabile che noi riusciamo a pensare. Quasi tutti i gas diventano solidi. L'esempio è qua, l'elio, che è uno dei gas rari più monomolecolari, quindi più leggeri, diventa solido, quindi i teorici naturalmente predicono questo, non sono misure, attenzione, non dite, ho incontrato un tizio che mi ha detto che ha misurato l'elio metallico alla pressione di milioni e milioni di bar, no. Diciamo così, queste sono previsioni avvalorate, serie, sistematiche da studi di esperti, astronomi, geologi, fisici, messi insieme. Analogamente al caso delle basse pressioni, in laboratorio noi riusciamo a far misure che si avvicinano più o meno a quella prevista al centro della Terra, che sono comunque 350 circa gigapascal, 3 milioni e mezzo di bar, no? Perché è possibile con delle apparecchiature particolari comprimere dei materiali oppure dei gas fino a quella pressione lì, e questo può essere misurato in laboratorio, fatto in laboratorio e misurato in laboratorio. Oltre in laboratorio non riusciamo fare nulla, perché si rompono i diamanti, cioè per fare questa misura si usano degli incubi a diamanti contrapposti, diamanti sintetici, non naturali, costerebbe troppo. Poi dopo sono cose microscopiche che si fanno al microscopio, si mettono dei trovini di qualche micrometro e poi si schiacciano i due diamanti e si fa una misura su delle variazioni di proprietà del gas in funzione di queste piccole distanze che vengono schiacciate. Ma non pensiate che sia difficile, è facilissimo, sono degli apparecchi grandi così, cioè non è roba gigantesca, perché si comprime poco, dei micrometri di zone che non si vedono, difatti la preparazione dell'esperimento l'ho fatta al microscopio elettronico. Poi dopo di lì riesci anche a prendere le misure per capire che sei davvero arrivato a questa pressione. Comunque in questo campo la meteorologia mondiale mette a disposizione tutto questo sistema di misure con apparecchiature diverse. Anche qua è pieno di applicazioni, dalle misure anche qui della meteorologia, della geologia, no? La previsione dei terremoti, la previsione delle eruzioni vulcaniche, si fanno mettendo nelle bocche dei vulcani degli strumenti di misura, certe volte si riesce ad azzeccare qualche previsione, certe volte no, è molto complesso, non è automatico che se tu fai una misura su una bocca di un vulcano sei in grado di predire che qualche giorno dopo ci sarà una terribile eruzione, ma ci sono dei modi per poterlo fare, viene fatto anche in Italia, ci sono dei vulcanologi esperti di questo tipo di misure e di previsioni. Poi ci sono applicazioni industriali molto importanti nella meccanica, nella chimica, nell'aeronautica, la produzione di materiali con i jet cutting, cioè dei liquidi che riescono a tagliare materiali anche molto, molto spessi con una grande precisione, senza asportazione di metallo, con un taglio limpido. Avete tutti sentito parlare sicuramente delle stampanti tridimensionali, no?
Ecco, le stampanti tridimensionali molte volte hanno una serie di ugelli sotto pressione, non fino a questo punto qua, molto meno, per fortuna, che possono iniettare, cambiando solo il momento di variazione della pressione, su degli strati che devono essere prodotti per dei modelli e per delle cose. Non è futuro, guardate che tutte le aziende automobilistiche hanno già tutte queste cose in casa, nessun modello di auto viene più fatto senza delle stampanti tridimensionali che nelle imprese, non per il consumatore normale, già esistono oggi per fare tutti questi modelli e studiarli prima di metterli in produzione. L'estrusione idrostatica, costruire nuovi materiali, materiali molto duri che si avvicinano sempre di più alle proprietà del diamante, e c'è qualcosa meglio del diamante? Più delle proprietà ottiche, meccaniche, migliori? Alcuni dicono di sì, e ci sono già degli esperimenti che vanno in questa direzione, e siamo allora a pressioni ancora superiori a queste. Quindi avete visto, no? Un campo di misura sterminato, perché qui copriamo 10 alla, non riesco a leggere di qua, 10 alla 30 decadi di misura solo per le alte pressioni, più le 18 lenti nel caso delle basse pressioni. Voi immaginate che piacere ha uno che si occupa di una grandezza che deve coprire circa tra le 40 e le 50 decadi di misura. Se poi lo restringe alle applicazioni industriali, sono comunque una trentina, con fisica dei materiali diversa, con dei meccanismi di misura necessariamente diversi. E questo è la peculiarità, una delle peculiarità della misura di pressione, che è anche la sua bellezza, perché sei costretto a fare lo sforzo di capire molto bene tutto quello che capita intorno a te, visto che non devi misurarlo solo per un valore, solo la pressione atmosferica, oppure solo la pressione molto bassa per la liofilizzazione di un cibo, o molto alta per la produzione di un materiale metallico, ma devi essere in grado di misurarla tutta, mettendo a disposizione gli strumenti che lo fanno. Ah, qui sono alcuni esempi anche abbastanza vecchi, vedete, del 2001, ma all'epoca avevo dei buoni contatti con delle persone dell'Università di Messina che mi hanno fornito le fotografie e mi hanno spiegato quello che facevano loro per cercare di valutare le pressioni a profondità elevate nella bocca dei vulcani prima e durante le eruzioni. E una cosa che mi avevano spiegato, che mi aveva anche incuriosito molto, è che trovavano certi materiali, i pirosseni, che cristallizzavano a delle pressioni molto variabili a seconda se fosse in corso un'eruzione oppure se l'eruzione non ci fosse del tutto, con variazioni da 200 MPa fino addirittura a 500 nel caso in cui avvenisse l'eruzione. Allora queste persone avevano detto, e allora, e se noi studiassimo permanentemente a profondità noi potremmo avere delle misure che prediccono questo innalzamento di pressione. Se noi vediamo anche un piccolo innalzamento, diamo l'allarme, vuol dire che il pirossene sta cambiando stato, sta diventando sempre più, nel momento della sua cristallizzazione, diventa sempre più alta la pressione a cui diventa cristallo. Se riusciamo a misurare questo, possiamo magari dare l'allarme con 10, 12, 15, 20 ore di anticipo, visto che il fenomeno di cristallizzazione è un fenomeno normalmente lento, no? E per fare questo avevano dei misuratori di pressione, di temperatura, che andavano fino a delle profondità elevate, tra i 10 e i 15 km nelle bocche dei vulcani. Peccato che lo puoi fare bene, puoi infilare una sonda quando c'è l'eruzione, perché hai il magma, quindi vai giù regolarmente. Quando non c'è il magma devi forare, e quindi insomma non è facile, ecco, non è facile. Però sono esempi
diciamo così, al limite un po' delle possibilità. Vi dico ancora una cosa o due, poi facciamo una pausa di 5-10 minuti. Una cosa altrettanto importante di chi si occupa di misure di pressione è sapere cosa misura, in che senso. Una pressione può essere definita, quando uno fa una misura di pressione dipende sempre come la fa rispetto al valore base di riferimento. Mi spiego meglio. Se io devo fare una misura e voglio che questa sia una misura assoluta, cioè una misura che non è condizionata dalle condizioni di riferimento da cui parto, la chiamerò pressione assoluta. La pressione di riferimento è un valore molto basso che non influenza il mio meccanismo di misura. Questo è il caso tipico di tutte le basse pressioni. Allora, tutte le basse pressioni vuol dire far sempre misure in gas, mangiarsi le molecole di questo gas, ma il riferimento è sempre una pressione molto bassa. Io mi metto dalla parte del misuratore, cioè sono diventato il sensore che va a fare la misura. Il mio zero di misura deve essere una pressione così bassa da essere in influenza rispetto a quella che poi misurerò nel mio campo di misura, e questa si chiama pressione assoluta. Caso è quindi alto vuoto, inferiore a 0,01 Pascal deve essere la pressione mia di riferimento. Quando faccio una misura di pressione dell'atmosfera, io sto facendo una misura assoluta, perché sto misurando valori variabili, 90, 100.000 Pascal, però il riferimento è un valore che magari non conosco, ma è già un valore di vuoto. Così piccolo, potrà essere anche solo di 1, anche di 5-10 Pascal, da essere in influenza il mio meccanismo di misura. E quindi la pressione dell'atmosfera, tutti i barometri, i più sofisticati oppure i più non sofisticati, sono comunque dei misuratori di pressione assoluta. Mentre una pressione relativa è uno dei casi più tipici delle pressioni elevate. Il valore di riferimento delle pressioni relative normalmente è il valore dell'atmosfera, della pressione dell'atmosfera, e io parto dallo zero al valore della pressione dell'atmosfera e poi vado su. Ma anche qui, se lo zero è variabile di molto poco, va bene, ma lo zero, ci sono casi in cui io ho esigenze di misurare piccole variazioni, e se lo zero fluttua o si muove io sono nei guai, quindi devo misurare anche bene quello e ricondurlo al valore, al valore unico, se no tutti i dati di misura non mi servono a niente, si confonde lo spostamento dello zero con l'effetto di misura, e questo non deve mai capitare, mai, ma in qualunque caso, sia per le pressioni assolute che relative o le differenziali che vediamo adesso. La pressione differenziale è una misura di pressione fatta a partire da un valore qualunque di pressione che è scelto in funzione non tanto del dirivizio, delle condizioni di misura. Un caso tipico di pressione differenziale è proprio quello del gas naturale. Io ho bisogno di partire, ad esempio, in quel caso lì, per la contabilizzazione del gas naturale che è sotto pressione, il riferimento è quel valore di pressione. Quanto ne pago dopo una stazione di misura dipende da una differenza di pressione tra quello che c'era prima e quello che c'è dopo, partendo dallo zero, quel valore molto elevato di pressione. Quindi la pressione differenziale è una pressione che ha un riferimento variabile, che dipende da ogni singola applicazione. La pressione relativa è un sottocaso della pressione differenziale, solo che il valore di riferimento è il valore della pressione atmosferica. Guardate che questo è una delle condizioni fondamentali per la scelta di uno strumento di misura. Compiere un errore
leggendo male le caratteristiche di uno strumento, senza considerare se si fa una misura assoluta o una misura relativa, che vi ho detto è un sottocaso della misura differenziale, può condurre a delle scelte assurde dal punto di vista della scelta proprio della strumentazione, fare delle misure che non hanno il minimo senso. Quindi è una cosa a cui prestare molta attenzione, assieme ad altre naturalmente, ma questa è una in cui gli errori anche a livelli elevati in ambito industriale vengono fatti da persone poco esperte, e anche devo dire che le imprese molte volte non sono così chiare nel definire i loro sistemi che mettono in vendita, dovrebbero essere molto più incisive. Una volta gli americani addirittura aggiungevano dietro l'unità di misura, supponiamo che fosse Pascal, allora dicevano questo è un trasduttore per misura di pressione fino a 1 megapascal, e poi gli mettevano tra parentesi in basso una A oppure una G oppure una I con un valore di pressione, in questo caso ad esempio 2 megapascal, e questo voleva dire che se lo prendevi così tu facevi una misura fino a 1 megapascal assoluti oppure 1 megapascal gauge è la loro parola per dire il riferimento e la pressione atmosferica, oppure differenziale a che valore? A partire da 2 megapascal, così almeno era chiaro. Però sono insorti tutti, anche i metrologi sono insorti, probabilmente sbagliando, perché qui è la comunicazione al consumatore, dicendo che mettendo questa roba qua si confondeva l'unità di misura, allora le cose non vanno bene, eccetera, eccetera. Però il meccanismo era chiaro e semplice, e alcuni lo fanno ancora, ma non in Europa. In Europa siamo molto più conservatori, gli americani continuano a farlo. Volevo ancora vedere queste poche cose prima di fermarmi. In tutto questo campo di misura così grosso si usano poi tutto sommato poche leggi fisiche, cioè non è che le leggi fisiche basi, poi dopo queste sono molto elementari, sono scritte nelle forme più semplici, ma queste sono le leggi fisiche che un metrologo delle pressioni deve conoscere a menadito, non solo in questo modo ma anche in una forma molto più elaborata. Quindi un metrologo delle pressioni deve conoscere bene la termodinamica, deve conoscere bene la legge dei gas, la teoria cinetica dei gas, soprattutto se si occupa in particolare di basse pressioni, l'equazione di stato dei gas ideali. Non ho scritto nulla che probabilmente non conoscete già nei corsi di fisica, eccetera eccetera, quindi sono tutte cose abbastanza semplici, sono una serie di equazioni che si usano a seconda del caso, basse pressioni, poi andiamo ai manometri a colonna di liquido, la legge di Stevino, oppure le bilance di pressione di cui parliamo dopo, definite come forza per unità di area, oppure, e qui non ho tanti esempi da portarvi oggi perché sennò la farei troppo lunga, nel campo dei punti fissi di pressione e temperatura per i solidi e per le pressioni molto alte, dove devi legare tutti gli effetti termodinamici con l'energia, l'entropia, alla temperatura termodinamica, e riflettere molto su queste cose qui, oppure da misure di comprimibilità che indirettamente sono riportate anche loro a questa definizione. Però diciamo così, non è che ci sia delle enormità di cose da capire, è che molte volte bisogna sviluppare i modelli riferiti alla strumentazione che si vuole realizzare o in alcuni casi costruire, complicandosi molto la vita, ma sempre partendo da equazioni come queste, quindi relativamente semplici.
Ecco, prima di passare poi, questa è l'ultima, prima del nostro intervallino, come sintesi un po' di tutto quello che ho detto prima, adesso vi voglio raccogliere proprio delle cose che mi interessa molto che comprendiate, perché sono le peculiarità di questa grandezza, che non è uguale alle altre. Chi si occupa di temperatura o di massa o di forze o di portate hanno naturalmente tutti i loro problemi, la loro dignità. Io non dico che la pressione è la più bella grandezza del mondo, anche se per me è la più bella, non c'è paragone, sicuramente, diciamo, come quando scegli un nome di un bambino o bambina o un nipote, ma per me è più bella il nipote, il nome diventa importante, la pressione tantissimo, ma, e quindi cerco di trasmettervi questa cosa. Allora, ricapitoliamo. La grandezza a pressione è una grandezza termodinamica, anche una grandezza meccanica, ed è soprattutto una grandezza intensiva. Ecco, quel termine lì, intensiva, è molto importante. Intensiva cosa vuol dire? Vuol dire il contrario di estensiva, ma soprattutto non si può addizionare. Cioè, se io devo fare la misura di pressione di 2 bar, prendo un contenitore che c'è dentro un bar, un altro contenitore che c'è dentro un bar, li collego tutti e 2 assieme, non ottengo 2 bar, ottengo sempre 1 bar. Ok? Un'altra grandezza come la pressione intensiva è la temperatura, anche la temperatura. Se io ho un recipiente dove c'è 20 gradi, nell'altro ce n'è 25, non è che mettendoli insieme faccio 20 più 25, è la stessa cosa. Ci sono invece delle grandezze estensive, la massa. Io ho una massa da 1 chilo, ne ho un'altra da 1 chilo, le conosco tutte e 2, le metto insieme a una massa da 2 chili, cioè non c'è dubbio, ognuna delle singole cose realizza estensivamente la possibilità di fare le misure. Per la pressione purtroppo non è così, sarebbe tanto bello forse così anche per la pressione, ma non è possibile proprio. Le applicazioni industriali riguardano 16 decadi, da 10 alla meno 7 pascal a 10 alla 9, se non sbaglio, sì, da 10 alla meno 7 a 10 alla 9, quindi 16 decadi, tanto, eh. Le applicazioni scientifiche sono addirittura 22 le decadi. La metrologia cosa deve coprire? Con certezza quella industriale. Ci manca. Sarebbe la missione principale, dare un aiuto alla società rispetto a quello che si fa. Però anche le applicazioni scientifiche, perché se no non ci divertiamo abbastanza. No? Cioè, e poi vi sono richieste continua, no? dal mondo della ricerca, dall'università, e poi la metrologia è gestita da istituti di ricerca, quindi è giusto che ci siano obiettivi più ampi. Quindi gli obiettivi potrebbero essere 22, in effetti non riusciamo a coprire 22. Dimensionalmente è una grandezza meccanica, massa, lunghezza e tempo. Mi dai la massa, mi dai la lunghezza, dai il tempo e io ti definisco la pressione. Poi in effetti non è poi così vero, perché il tempo ci serve solo indirettamente attraverso l'importante conoscenza dell'accelerazione di gravità, ma è l'unica cosa che ci interessa. A me non interessa approfondire con i miei colleghi fisici che si occupano della misura del tempo, cosa fanno loro. Sì, lo so, ci conosciamo, vanno anche nei loro laboratori, mi offrono il caffè ogni tanto, no? E parliamo di quello che fanno, sono ben lieto di ascoltare e di capire, perché può essere utile anche per me, ma il tempo ci serve poco. La necessità di avere diversi campioni primari basati su diverse leggi fisiche, espansione dei gas, colonne di liquido, bilancia di pressione, trasformazioni di fase, devono essere il quadro quotidiano di chi si occupa di metrologia della pressione. Poi i metrologi e gli istituti primari, come avvalorano
la loro capacità di far bene le misure. Non è che se io scrivo su un articolino che l'incertezza di misura è pari a, tutti mi credono, tutti vogliono verificare quello che io ho scritto, e quindi per evitare che ci siano delle assurde rivalità, noi ci siamo accordati per realizzare stabilmente, sempre, in ogni momento, dei confronti a livello internazionale in cui prendiamo il miglior strumento, ci mettiamo tutti insieme, ragioniamo, prendiamo uno strumento che definiamo e lo facciamo circolare in tutti i laboratori per verificare in campo, in laboratorio, quali sono le effettive capacità di misura di un laboratorio. Non per darci sicurezza, per dire io dichiaro 3 parti per milione di incertezza e poi vado a vedere che in un confronto il mio valore è scostato dagli altri di 20 o 30, e non è possibile. Allora o io sbaglio o tutti gli altri sbagliano, insomma il confronto serve a porre dei dubbi. Naturalmente il risultato più atteso da tutti è quello di andare bene con tutti gli altri, no? Quindi tutti si auspicano che sia sempre questo, ma non sempre. I confronti devono riguardare tutte le decadi, adesso abbiamo anche delle raccomandazioni internazionali che dicono che i confronti devono sempre durare poco, essere poco costosi ed essere rifatti in 3 o 4 anni. Quindi chi si occupa di questi settori viaggia molto, circa da un laboratorio all'altro da tutte le parti, perché una volta viene scelto un laboratorio per portare gli strumenti in giro, un'altra volta un altro, cioè ci distribuiamo il lavoro anche per fare un po' di economia, no? Che non deve essere sempre soltanto una persona che fa queste cose. L'importanza che vi ho messo in evidenza di capire bene le differenze tra quasi smettendo di funzionare, pressioni assolute, pressioni relative e pressioni differenziali, ricordatelo. Abbiamo diversi mezzi di trasmissione della pressione, abbiamo mezzi gassosi, mezzi liquidi e mezzi solidi, e quindi la tipologia degli strumenti che verranno realizzati devono tenere conto anche di questo. Quindi una diversa metodologia con diversi campioni, diversi metodi di misura, diversi sensori a seconda del tipo di condizioni di lavoro. Nell'altra ora, adesso facciamo 10 minuti,